avere quindi anche appunto un confronto che può essere comunque utile, un confronto e uno scontro sano in cui ciascuno dice la propria opinione, la propria posizione, in modo tale da non avere appunto una enfasi dall'uno o dall'altra parte, cercare anche di gestire le emozioni, di gestire gli atteggiamenti, di gestire gli impulsi, di gestire appunto determinate dinamiche e dà appunto dei suggerimenti, dei consigli sulla respirazione, sui modi di fare.